che abbiamo chiamato Art Talk, ovvero questi 30 minuti davanti alle opere, quindi le opere parlano, grazie ad esempio stasera Tiziana Migliore, ma tutti sono molto lieta di questo primo incontro con voi. Il LISAB, Laboratorio Internazionale di Venezia, è lieto, accettato con molto, molto volentieri, con gioia, l'invito della Peggy Guggenheim per un ciclo di incontri che appunto si terranno ogni giovedì alle 17 in occasione della mostra di Adolf Gottlieb. È un ciclo di approfondimento su le opere di Adolf Gottlieb, pensato proprio per un'apertura a un pubblico quanto più eterogeneo possibile. Quindi il Laboratorio Internazionale di Semiotica incontra il pubblico per tentare di dare anche delle analisi, delle interpretazioni che siano però anche condivise, elemento di discussione, di dibattito con voi. Ho scelto di mettere a fuoco un tema che è piuttosto delicato, che è quello della cucina alchemica di Adolf Gottlieb. Farò un'introduzione al tema perché purtroppo il problema dell'alchimia o della cucina, della pittura è molto poco trattato. Se si guarda anche alle ultime statistiche, secondo la Libreria del Congresso, più di 8.400 libri sono stati pubblicati in storia e critica d'arte. Circa 1.800 ce ne sono sulla tecnica in pittura, quindi sulle tavolozze dei pittori o sul modo di dipingere fiori piuttosto che uccelli, ma meno di una dozzina soltanto sono dedicati a quella che è veramente la pittura nella sua cucina più elementare. Che cos'è la pittura? Mi sono ispirata per questo incontro, ma soprattutto in relazione all'opera di Gottlieb, a un libro molto bello di James Elkins che si intitola proprio What Painting Is, che non è ancora stato tradotto in italiano, ma ci stiamo adoperando per questo. Elkins dice proprio questo, dice come mai non riusciamo a capire che significato ha la pittura nelle sue qualità primarie, cioè come mai non ci siamo mai interrogati su quelli che sono gli ingredienti, i minerali, le pietre, i fluidi che compongono essenzialmente la pittura. Certe volte, dice Elkins, parliamo di un significato dell'opera d'arte, per esempio l'istoria, della storia, il racconto, la figuratività di un'opera d'arte, senza capire che sotto c'è un lavoro molto accurato la lavorazione dei colori. E allora, dice Elkins, è proprio arrivato il momento di sfidare anche le nostre conoscenze, di capirci un po' di più, di capire perché ci affascina così tanto la pittura, perché ci manda in estasi. Certe volte, certo, l'istoria che può suscitare un nostro apprezzamento estetico, però molte volte proprio la lucentezza del colore, un certo brillio, una certa lavorazione, della materia, una certa tecnica utilizzata, però tutto quello che riguarda questi processi è ancora, da studiare, appunto ancora da esaminare. Allora, l'alchimia è proprio, il linguaggio più, evoluto per pensare la trasformazione dei minerali, delle pietre, dei fluidi in qualcosa d'altro. Alchimia vuol dire proprio metamorfosi, trasformazione della materia. E nel corso del tempo l'alchimia, che è considerato, è stato purtroppo considerato un precursore molto poco scientifico della chimica e che è stato molte volte disprezzato, provocato disagio negli storici dell'arte, in filosofia è stata molto tenuta in disparte, però è il linguaggio che ha propriamente classificato minerali, pietre e colori. Per cui se vogliamo capire la pittura
Nelle distinzioni che ci sono anche tra i toni, le tonalità cromatiche e gli effetti di luminosità, l'alchimia è questo linguaggio che ci può aiutare a poterla descrivere, a spiegarla. Adolf Gottlieb lavora molto sui colori, cioè fa una scelta di campo precisa, che è quella di lavorare quasi completamente, quasi essenzialmente dedicare la propria poetica alla pittura. Non è un caso che abbia scelto la pittura come suo campo di lavoro privilegiato e non è un caso che molti dei quadri che voi guarderete e che osserverete hanno per titolo proprio e tematizzano con il titolo Colori. Ocra, giallo, rosso. I titoli dei quadri parlano della lavorazione del colore che c'è all'interno dei quadri, ma se date un'occhiata vi accorgerete che anche le tecniche utilizzate da Gottlieb sono delle più diverse e arrivano come conseguenza di processi su anche minerali molto particolari. Ne cito alcuni. Le sostanze, diciamo, interessate sono l'olio, la resina alchilica, la caseina, la sabbia, lo smalto. Ora, le scelte di queste sostanze non sono indifferenti a quello che poi il contenuto figurativo, rientrano nella semantica di ogni quadro. Cioè, se sceglie lo smalto per un'opera e non la sceglie per un altro, è proprio perché lo smalto entra in relazione poi con altri elementi figurativi dell'opera e quindi appartiene al contenuto dell'opera stessa. Le tecniche, se date un'occhiata alle tecniche, non è affatto un monotono Gottlieb, cambia continuamente le tecniche con cui lavora. Per esempio, fa l'acquaforte, l'acquatinta, il pastello, il collage, il guazzo, la matita, la tempera, l'inchiostro, l'acrilico. Sono tutti dei processi artigianali che oggi forse i nuovi media hanno un po' messo da parte con il linguaggio dei nuovi media. Ieri allo IUAV abbiamo presentato un grande specialista di nuovi media che è Lev Manovich. Lev Manovich tratta delle tecniche sofisticate che si sono evolute e che si continuano a evolversi nel corso del tempo nell'informatica, tuttavia l'informatica spesso non è in grado di restituirci la sensazione dell'esperienza dal vivo. Questo non sa farlo. Possiamo dire davvero che le potenzialità dei nuovi media sono sconfinate, però nel momento in cui un medium come la pittura, come la fotografia entra nella logica dell'informatica, qualche cosa pure perderà e secondo me perde il senso dell'esperienza dal vivo, quella non riesce ancora a tradurla. Probabilmente lo farà, non dico che questo è impossibile per le nuove tecnologie, però c'è una perdita, c'è una necrosi che in questo momento bisogna considerare e quindi bisogna rivalutare l'esperienza dal vivo, quindi il contatto diretto con i materiali, in questo caso della pittura. Gottlieb si interessa molto al comportamento delle sostanze, ma non è il solo a farlo. In quel periodo Rothko e Pollock lavorano sugli stessi problemi. In collezione permanente troverete un'opera di Pollock intitolata Alchimia. Rothko molto lavorato sugli stessi problemi. Gottlieb ha intitolato molti dei suoi quadri Processo alchemico, l'alchimista. Non è un caso, sono interessati a riscoprire anche una dimensione di, se volete, spiritualità, che però non è slegata dai laboratori dove questi artisti lavorano. Cioè non c'è una separazione tra mondo della pratica, mondo in cui gli artisti si sporcano effettivamente le mani, e raggiungimento di un effetto spirituale che nasce dall'opera stessa. L'alchimia è stata molto considerata da filosofi
psicanalisti quali Jung, per esempio. La psicologia di Jung purtroppo ha molto ridotto il portato dell'alchimia come operazione legata a un laboratorio, perché Jung dice c'è un processo che nasce dalla natura umana quando la natura umana non è ancora l'acqua è ancora fetida, la natura umana deve ancora purificarsi. Con la trasformazione alchemica si arriva a una purificazione, a una spiritualità totale. Ma questo tipo di argomentazione appunto non ha giovato alla conoscenza dei laboratori artistici stessi. Tanto Pollock, quanto Gottlieb, quanto Rothko sono invece convinti che la spiritualità si raggiunge attraverso le operazioni e la pratica stessa, il fare artistico, quindi non una spiritualità trascendente, slegata dall'opera, ma una spiritualità che nasce, ripeto, dall'opera stessa. E a questo è anche dovuto il legame con le tradizioni antiche, con il culto dell'Egitto, per esempio, con il culto dei primitivi, perché per i primitivi non esisteva una separazione tra vita quotidiana e spiritualità. La spiritualità era un effetto di senso che nasceva, per esempio, dal graffito. La pratica del graffito iscriveva un pubblico, riusciva a realizzare, anche attraverso l'elemento della luce, fondamentale, lo vedremo poi con le opere dell'ultimo periodo di Gottlieb, quanto la luce, l'elemento della luce sia fondamentale, ma ci si ritrovava in comunità, raccolti, riuniti intorno alla pratica collettiva del graffito, e non c'era una spiritualità slegata appunto da questa produzione e ricezione. Appunto, l'opera era foriera di spiritualità in sé. Allora, questi laboratori artistici come sono? Sono proprio come delle cucine dove ci sono degli ingredienti, bisogna fare prestare molta attenzione alle dosi e alla quantità, quindi bisogna imparare, avere delle competenze, ma anche rafforzare queste competenze. E poi anche fare attenzione a quelle che sono le reazioni delle sostanze, perché le sostanze, i minerali, le pietre, i sali, non sono delle